Non mi ricordo se l'ho fatto. Ah, carina Aspira. questa qua, sì. Molto facile. Beware, Aspetta, champions. non i, My nei hope has draghetti con i many cerchietti non puoi aims, andare but lì se Hogwarts riesci. is not one of them. Vedi quello che cammina là a sinistra, Please tipo welcome quello. us to leave anyone not of my Poi blood lì puoi as we evitarli. exit. Vai avanti e Their puglia gaze tutto e vai bears nella it tua all. stanza praticamente. E If noi they see facciamo la you, stessa cosa. all nearby Vai di creatures will awaken tutto, to vai di herd you tutto, from vai di là. hot. Ok, basta. Ok, va bene. Vai di tutto. Boom, Ah, rimani lì. Rimani lì. fai CT. Allora. Ciao Fabio. Ciao. Ciao. Allora, Fabio, abbiamo massacrato Magbazan, però brutalmente, di forza brutta. Ok, qua si passava a sinistra per evitarlo, lo ricordo. Chiama indietro le piante prima, quelle che sono attive, tipo quelle lì, intanto arrivano. Queste qua? Aspetta, te le prendo, quelle lì. Se Ok, perfetto. vuoi fai neanche le due che sono là davanti. Se riesco a picchiarla, Sì. puoi dire. Ok, che fai venire qua e lo facciamo qua nell'angolino, così. Adesso passiamo di qua senza entrare nei cerchi. Ci mettiamo qui, tranquilli. Se vuoi chiama le piante intanto, così le togliamo di lì. Perfetto, e che facciamo qua? Occhio al cerchio che sta arrivando, mi raccomando. Occhio, aiaue. Non è molto comodo qua per fare questa roba. Perfetto, adesso aspettiamo che passi questo draghetto e passiamo noi. Poi, se vogliamo fare i fighi, possiamo anche far così, però è rischioso. L'Hunter l'ho visto malissimo. E la fa è Io sono spericolata. No, ho seguito Naim. contorsionista. Ho fatto un saltino perché a momenti lo beccavo. Ok, qua puliamo Leone. tutti. Oh, beh, se vuoi, sì. Quello intorno, non... vabbè, il boss tanto è bloccato, però prendi tipo Once, questi my piccoli e uno beloved grosso, dai. Malagos gifted me with arcane seeds. Tanto questi I muoiono su planted them instant. here. A little garden for me. Qua c'è da fare il kick Looks su as quella though it has spalliera. grown wild over the years. I will need you to prune it. Dai, andiamo, puliamo, tanto abbiamo tanto DPS. Occhio. Yes. Vai, vai. Non indugiare. Non state dentro al mio cerchio, non sta. Ok. Allora, praticamente, boss. La tattica è questa. Lui mette dei pinetti viola per terra. E i pinetti non dobbiamo starci sotto perché la UE dei pinetti fa male. Tu come tank devi indirizzare il boss perché ogni tanto il boss farà una frontale nera. Che dovrà indirizzare contro più pinetti possibili, perché quando lui fa quella frontale lì pulisce la zona che colpisce. Dopodiché sbalzano gli altri, noi, tutti noi, e ci mette dei cerchi enormi intorno. Cerchiamo di non colpire i nostri compagni e utilizziamo i cerchi per distruggere i pinetti, perché quando il cerchio esploderà, distruggerà i pinetti che sono rimasti. Quando i pinetti vengono distrutti, escono delle melme. Le melme sono il focus, quando escono.
E per il resto niente, più puliamo e meno danni farà il boss, perché a un certo punto fa un channeling che ci fa danno per ogni pinetto che è rimasto in piedi. Basta. Ok. Easy. Vado. Ok. Adesso fai in modo di capire in che direzione farlo sparare. Lo vedrai che farà affrontare grossa. Eccolo lì. Okay. Ok, focus main. Occhio, adesso ci sbalza via. E con i cerchi distruggiamo i pinetti. Perfetto. Abbiamo pulito tutto. Focus sulle main. Il tank deve cercare di raggruppare le main. Bravo. Ovviamente anche noi dobbiamo aiutarlo andando verso di lui quando abbiamo arco. Ok, adesso si riparte. La prossima cosa che farà è sparare e affrontare. Occhio che sei sulla pozza, che ti fa male. Ci sono spostato, sono un millimetro proprio. Perfetto. Boh. Facile. Anello, sì, che godo. Andiamo avanti. A destra, quasi a destra. Ok, la prossima zona possiamo cercare di skippare il più possibile. Semplicemente c'è tipo un minigioco di passare attraverso quei draghetti lì che si gonfiano e rimpiccioliscono la roba. Quindi adesso aspettiamo che si rimpicciolisca e poi passiamo. Via, via, via. No, solo se entri dentro i draghetti, perché i draghetti iniziano a castare e se riescono a castare svegliano quelli lì. Questo qui non bisogna interrompere il dardo, ma l'altro aspetta. Li stiamo sciogliendo, poveretti. Ecco, questo è il sveglio del perché altrimenti addormenta un giocatore a caso. Qua c'è un giro migliore da fare o è uguale destra sinistra? No, tanto dobbiamo pulire tutto per forza, quindi okay. Se riesce a non prendere due parti insieme, diciamo che sarebbe meglio. Beh, direi che possiamo andare così qua a sinistra allora. Ok. Quei cerchietti lì per terra aprono una frontale. Occhio via da me. Quello che c'ha il cerchio si mette lontano. Si fa esplodere. Non lo toglie più. Vabbè, io vengo su di voi e ciao. Mi ricordo chi ha dei due che era arcano forse che... Ah beh, ma perché continuo. C'è la pat. Ok. Presi. Non mi ricordo sto cerchio cosa. Come me lo toglievo? Non potevo toglierlo. A te Sizen puoi disperarmi, fare qualcosa. Io ti devo disperare due volte. Ad esempio adesso non ce l'ho, ce l'abbiamo tutti, quindi io uso il Master Spell ovviamente solo se sono in crisi, perché si fa in Genesi, oppure ecco, adesso aspetto che scada. Opa, ho spiccato. Ok. Occhio che quello di pietra fa una frontale, quindi non tenere voltate verso i tuoi compagni, possibilmente. Stavo già provando a girarlo. Schivate. Ok, andiamo avanti. Questo item level effettivamente molto più semplice. Sì. Anche questo sempre voltato. Ah, io nel dubbio li ho volto sempre. Via. No, via da me. Ok, perfetto. Questo non lo potevo rispellare. Ok, no, ma basta che io non sto lontano dagli altri e poi dopo va bene.
Esatto. Oh, via da lui. Prendo gli ultimi. Sì, sempre voltati di là. Perfetto, noi sempre dietro. Occhio. Andiamo al piano di sotto. Ok, qua dobbiamo pulire il meno possibile. Scegli te, destra o sinistra, tanto non cambia niente. Io preferisco sempre destra, però... allora sempre destra. Cazzo, cosa ho rischiato? Sbalzano, quelli lì. Che l'ho notato. Soltanto che avevo appena usato la carica e non potevo ritirarmi indietro. Yes. Questo qui stessa cosa dei pull di prima, sempre voltati. Il grosso fa una UE. Qua non ho ancora capito, secondo me il grosso è da fare come focus. Quello più alto. Gli altri due mi sembrano poco problematici. Poi non ha più 20, sciolgono il tank sicuro con la fantà. Perfetto. Adesso prendi la patta. Prendo la crank di questa, scusate. Kick su di lui e anche sul fantasmino rosa. Perfetto, bravi. Adesso me lo tolgo questa roba qua e via. E andiamo avanti. Prossimo boss. Ah no, c'è la stanza poi. Buia. Non tenerli voltati verso di noi. Prendi questi qua, ma neanche il grosso se vuoi, che è quello che fa la parte, che sembra poi pericoloso, ma in realtà è tutta scena. È tutta scena. Oh merda. È bellissimo, la prima volta l'abbiamo visto, minchia che paura. Minchia, anch'io avevo un po' di cagata. Ripuliamo tutto o posso già prendere il boss? No, no, pulisci le scale, non quelli sopra. Non pulire. Questi, okay. E questi. Okay. Prima a destra? Poi, poi c'è anche quello. Il resto dopo non si tocca. Adesso quello lì con Questo è l'ultimo, dopo facciamo il boss. Il lunatico. Allora il boss, vi dico già, fa una frontale, fa un colpo frontale, si volta, penso, non lo fa sempre nella stessa direzione. Quindi occhio che fa questa palla che lancia verso fuori. E altra cosa, il boss a un certo punto andrà in fase, si mette lì al centro
inizia a sparare dal suo corpo delle palline tutto intorno a lui che vanno verso l'esterno. Bisogna schivare e intanto ci saranno quattro copie, quattro fantasmi intorno a questo esagono, diciamo. No, per quel cerchio lì che ha. Quattro copie che vanno focussate e fatte fuori in modo che lui torni targettabile. Il resto non mi ricordo altro. So che secondo me fa... è da tenere girato e basta. Ok. Poi se escono cose strane, se forse fa delle copie, comunque il focus sugli ad ogni volta che vedete un ad. Sì, quell'ad lì dietro. Occhio alla frontale, occhio. Ok, avete visto la fa? La frontale non... Sì, la fa dove gli pare, ma secondo me seleziona un target, dovrei controllare. Copia. Kick sulla coppia anche se riusciamo. Ok, adesso è andato in fase. Facciamo fuori le coppie che ci sono qua intorno. E schiviamo più possibilmente le palle. Benissimo. Presa. Poi è... Ok, è tornato attivo il boss. Bomba avanti così tutto il team. Copia. No, ok, okay. Si può capire per chi targetta perché mette. Cambia il target quando vuole fare affrontare. Adesso tipo è su di me. Sì, su di me. Quindi la tira di là, ok. Sì, sì, switcha il target per un nanosecondo e poi dopo focus sul boss. No. A me non servono e non c'è nessuno a cui passare, niente. Qui ti conversa, questo è che Ascheron è la tua. Yes. Me lo tengo. Hai vincolato tanto, io non capisco. Io ce l'ho 3-7-2, non è che ce l'ho più basso. Poi i velini che male che fanno. I velini, dove sei? Conca. Ah, dopo il 10, no, dopo l'8 non riesci più a tenerli perché sono anche bugati. Anche a 6 non riesco a dispellarli purtroppo e fanno un male forte. Sì, pensa che dopo l'8 sono buggati e fanno più danno. Devono di focussare il totem e di... Sì. E di non pestare il verde perché lì si accumula così. Si vede che gliela stanno facendo di ignoranza pura, sai. Assolutamente. Sì. So, Ah, sulla sinistra, no, cerca sì. Di non aggrare niente, solo la. La notte. Poi comunque ti arriverà una mini pat secondo me qua in posizione, però la prendi su e ame. Tipo quello che ti è arrivato dietro adesso. Boh. Oh, così siamo a posto. Aspetta un secondo che devo scoiare. Scoiatura sempre comunque. Ok. Adesso quel tizio lì. No, quel tizio lì va via, mi sa. Lui è. Oh. Andiamo avanti. Di contorno. È il boss, però. Sì. Sì, è quello che è il boss che c'è dopo. Ho poca celerità. Ah, potevo triggerare anche il rospo. Sì, bravo. Occhio alla fantasia. No. Cos'era quella roba lì? Un salto, wow. Credo. Ah, sì. Scoio. Ah, qua fatti tutto il corridoio, prendi tutto, dai. È andata la rana. Ha saltato sul posto. Andiamo avanti. Facciamo un secondo. Qua devi pulire tutta la stanza. Piglia su tutto, ciao. Piglia su tutto, va bene. Piglia su tutto. Non indugiare. Così vediamo se è più forte il druido o il guerriero.
da tank. Perché non spaventarvi il cerchio d'oro? Mi hanno sparato via, credo che le rane abbiano una... Se ti saltano addosso, probabile. Occhio. Bene, andiamo. Aggro questi due. Non si spostano, muoiono, che bello. Guarda, ti rego, Fabio. Se scelgono di morire, meritano di morire. Lo fermo sulla pozza del veleno. Oh, abito di sotto sto roba. C'ha dormito su. Già. Sì, sì, sono bastati. Ok, prossimo boss. Il boss metterà dei cerchi su di noi. Ok, i cerchi vanno, dopo che finirà il countdown dei cerchi, noi verranno spreadati delle bolle per terra, delle picchiazze per terra. Dobbiamo fare in modo di non sovrapporci e mettere fuori dalle scatole, possibilmente sull'esterno, o comunque in modo da occupare il meno spazio possibile. Dopodiché il boss credo che faccia una frontale, credo che ci sia qualcosa da kickare, però non mi ricordo bene. Però la cosa fondamentale è che a un certo punto il boss andrà al centro, lì dove c'è quel cerchio magico lì, e noi dovremo entrare dentro una delle bolle protettive che lascerà, è una cupolina, la vediamo azzurra, e possibilmente se siamo stati bravi dovremmo aver lasciato lo spazio libero dove c'è la cupolina. Basta. Ok, qua è veramente una... Ah, staccati qua. Ci mettiamo giù le pozze. Fuori dalle scatole perché si ingrandiscono. Non portarlo troppo via. Okay. Mettetelo in un... Ah, adesso qua fa... Ok, quando targhetta uno... Ok, dentro la cupola. Quando targhetta una con il raggio dentro la cupola. Quando targhetta una con il raggio... Si deve isolare perché altrimenti fa danno intorno a sé. Boh, torna giù e andiamo avanti tutto il tempo così. Ok. Qua possiamo mettere così. Adesso portalo più là, pian pianino. Occhio. Isolati. Perfetto. Vai avanti, portalo avanti, portalo avanti il boss. Perché la cupolina verrà là dove c'è quel simbolo tondo. Ok, andiamo avanti, via. La cupola è davanti a noi, dietro al tank, eh? Poi, là, dove c'è quel simbolo per terra. Via, lasciamo giù. E scappate. Mi sa che non riesce più a farlo. Poverino, eh. Ah, dentro qua e siamo già alla cupola. Perché la cupola mi sembra di aver capito che sia sempre sui simboli. Sì, è sulle rune grosse. Okay. Ma è su tutte le rune grosse che non sono state prese dal ghiaccio, fondamentalmente. Boh. Andiamo avanti. Bello, bello. Qua bisogna stare fermi, mo. Non lo ricordo, questo stronzo. Ultimo boss, praticamente, bisogna stare fermi perché ci mette altrimenti addosso delle stack che ci rendono sempre più lenti fino a immobilizzarci. E occhio che fa una frontale, quindi il tank deve cercare di tenerlo voltato lontano dal gruppo. Okay. E altra cosa, quando fasa, mette giù dei pironcini. Questi pironcini iniziano a fare un cast. Dobbiamo farli fuori prima che castino, perché quando castano, tutte le stacche di movimento che noi avevamo addosso diventano perenni e danno un debuff in cui prendiamo il 3% di danno magico in più per ogni stacca che abbiamo addosso. E okay. Quindi farà poi una wave che ovviamente farà danno su tutti. Bella, ciao. Okay. Vado? Sì, cercare di tenerlo voltato lontano dal gruppo e boh. E stiamo immobili. Dopo 10 secondi le stack scadono, se state fermi.
Vedete, adesso lui fa la front area, che tanto... Tironi. Focus sui tironi. Quelli che castano più velocemente, meglio. Ok, adesso lui fa eruzione arcana che non fa danno. Ah, fa delle palline che si muovono nell'arena. Auguri Raffa. E quelle ti colpiranno dopo. Danni, danni, danni. Pironi, pironi, pironi. Ok, non ci sono più pironi. Che cazzo dov'è il loot di stasso? Ah, se siete nani vi potete togliere le stack del movimento. Questo lo dico solo perché volevo ribadire che i danni sono più forti. Pironi, 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 altrimenti... Niente. Ma guarda, okay. Io avrei tutto nano, soltanto che non possono fare i druidi. Lo so. È per quello che il druido è una classe inferiore. Adesso è oggettivamente vero. Buon, bravi. Buono. Hai visto che non ho preso neanche una palla, Luca?